problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono super felice, mi trovo a Las Vegas, nella palestra Fit Club, e oggi andrò ad affrontare un super allenamento in compagnia di ragazzi italiani che questo weekend parteciperanno qui a Las Vegas al Mister Olympia. A fare un allenamento con Andrea Muzzi, Alessandro Cavagnola, sotto la guida del coach Giuseppe Romano. Non vedo l'ora di iniziare questo allenamento, non vedo l'ora di andarmi a spaccare. E per supportare questo video mi raccomando lasciate un like e adesso partiamo. Ti dico già così si sente, eh? Perché è uno stimolo che non ho mai fatto. Arriva 10, 6 sono voi, dai. Dai, sono voi, 7, 8 ci sono, 9, 8. Siamo partiti con il primo esercizio, questa low rope per il dorso che Giuseppe mi sta facendo fare in piedi, e sento attivare i dorsali nella parte bassa, l'attaccatura bassa del dorsale. Ho fatto come riscaldamento due serie da 15 ripetizioni e ora vado a fare 4 serie allenanti stando tra le 8 e le 10 ripetizioni con un carico più alto, movimento controllato. Esatto, questa è la colazione. Ok, vai, 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 la posizione, già mantenerla è molto impegnativo. Il dorso con due serie già ce l'ho scassato di brutto. Un'altra serie e poi l'ultima facciamo 3 normali, sì. Arriva a 10 e poi l'ultima la facciamo con una tecnica. Vabbè, okay? Vabbè. Quindi completo un'altra uguale, sempre più basso. Questa era la terza serie. Abbiamo fatto 3 serie stando tra le 8 e le 10 ripetizioni. Quanto pesi ora? 110? No, sei. Perché sei scarica, sei scarica. Perché hai visto 110 in gara? Chi ha detto 110? Non lo so, io ci speravo. Quanto pesi? Io 103. Bella questa tecnica, eh? Si sente molto quella macchina in particolare. Sì. Vedi com'è fatto, vedi come sta. Quindi stando un po' vinto di lato così. Certo. Ad allungare e lavorare. Sì, c'è un'attivazione ben bella, cavolo. Dalla classica. Esatto. Che tecnica faccio? Resta così, bravissimo. Resta, adesso arriva dove sto io con la mano e fanno altri 6, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiudi, fermo. Adesso allunga piano. Fermo là, così, tiro, bravo. Una completa. Eccola, bravo. Bella. La serie che ho appena fatto era una tecnica speciale, mi ha fatto fare 6 ripetizioni complete, poi 6 ripetizioni parziali, 6 secondi di pausa in isometria e massimo allungamento e poi una ripetizione completa. Molto bello. Adesso si prosegue con il rematore T-bar. Okay? Adesso ascoltami attentamente. Stai con la testa qui.
Sì. Cassa il mezzo del polpetto e non può muovere per tutto il mezzo, okay. Un movimento. Ok, okay. Se tu allora, sei, va bene. Così. E quindi concentrati. Va bene, okay. Vai. Va vai. Ecco. Vai. Due. Eccolo. Tre. Quattro. Dai. Dai. Sei. Bravissimo. Dai, dai, iniziato a fare. Dai, così, no, castrati. Vamo. Dai, 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 due, due. Bravo. Bella. Solitamente uno sta col petto alto, quando fai il movimento, senti sempre un poco poi a perdere la contrazione. Così, esatto. C'è una sorta di concentrazione proprio. Bello, bello, si sente un movimento pulito al centro schiena, bello, bella questa tecnica. Abbiamo fatto 12 colpi stando chiusi col mento e l'attivazione al centro schiena era molto molto alta, in più c'era questa presa a martello che aveva il fatto suo. Si sta strappando, cavolo, sempre il mento basso, dai, non mollare, due, 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 chiudi. Terza serie, siamo passati a una presa larga, 10 serie tirate a cedimento. Terzo esercizio, super serie di questa sorta di rematore con i manubri, col petto in appoggio, dove si va a chiudere avanti e allargare dietro, sempre per il centro schiena, a cedimento con 20 kg e 20 kg, in super serie con le scrollate, sempre fino a cedimento con 20 kg e 20 kg. Ok. Sai che fai? Manubri in mano. Ok. E stimola qua, deve fare questo. Ok. Chiudo davanti, e allargo dietro. Vabbè. Vabbè. Allunga di più, dai, dai. Ok, adesso fermati, allunga così in avanti, completamente, fai le scrollate. Sua. Easy, easy, alzati da mezzo. Bravo, vai, giù, vai, 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 bravo. Voglio più una remata, non sì. La scrollata, più esercizio, rema di più, alza i gomiti più sotto al soffitto. Ok, ok, col petto più sopra. Con il collo, quindi per questo non riuscivo. Sì, sì, hai ragione. Un poco poco più qua, arriva con questa spinta qua. Esatto. Sì, sì, sì. Prima di bloccare. Sì, sì, è vero. È vero, è vero, è vero, grazie. Guarda,
Ok. Abbiamo tre pedici mix. Ok. Quattro, cinque destra, due, tre, quattro, vai, forza, concludi, due, tre, dai, quattro, cinque, bene. Bella. Ho appena fatto un pullover con questa maniglia qua, che è un po' particolare, in stile isomix, vale a dire 15 ripetizioni, ogni 5 ripetizioni pausa in isometria di 5 secondi. Bravo, esattamente così, bravo, non perdere. Vai, concentrati. Dai, 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 metti in fuori, bravo. Vai, forza. Dai, allora. Ce la fa più. Dai, fatti bene, concludi, dai, almeno un'altra isometria. Quattro, testa, chiudi di più, chiudi, chiudi. Ok. Minchia, sto morendo. Non ho mai sentito il dorso in pump come oggi, perché stiamo lavorando in angolazioni per quanto riguarda il dorso che non ho mai fatto fino ad oggi. Tutti movimenti un po' diversi, magari dal video non si vede, ma io lo sento. Cavolo, bello, sono davvero contento. Tanta roba. Devi creare una sorta di doppio bicipite, come se tu volessi caricare il doppio bicipite. Ma lo porta al petto o dietro? Ah, dietro. Vai, porta le gambe avanti, unisci i talloni, così, bravo, vai. Bravissimo, ecco. I gomiti davanti o dietro? Esattamente qua. Vai, dai, lavora. 8. Dai, altre 4. 1. Dai, 3, 4, resta, 5. Ok, questa angolazione qua è particolare, eh? Sì, sì. Queste servono per creare quanto più dettagli possibile nella schiena. Si sente il muscolo che lavora in modo diverso. Devo fare cose più particolari. Così le impari. Per riempire il centro schiena. Sì. Noi adesso stiamo lavorando tutta questa zona. Sì, lo sento. Di ampiezza abbiamo fatto solo quello. Sì, 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 sì. È forse un po' questo, ma questo c'è sempre. Però è un movimento particolare. Certo. Che stiamo dovendo affrontare. Perché innanzitutto tu non ti lasci trasportare tu. Esatto, esatto. Quindi lavori proprio con di la tenuta massima, lungo, quindi la forza è tua, quando stai bloccato qua, sì, quello è il senso di girarti al contrario. Certo. Quando sei bloccato con le ginocchia, certo, comunque fai, hai un supporto, no? Certo, certo. Così no, così che rimani concentrato, un po' come abbiamo fatto tutti i balli. Esatto, quindi esatto. Concentrato, esatto, si sente. Rimani concentrato, si e sente. Lavori tanto con l'ampiezza, perché viene l'ampiezza, sì, ma lavora anche qua nella zona lombare. Si sente, sì, 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 top, top, mi piace. Quante serie faccio qua? 3, ok? Ok, riparto. Chiamatore, due mani su panca su. Pullover. Abbiamo fatto pullover e poi su. Ok. Andiamo a fare bicipiti. La scheda già aperto bicipiti. Allora, vecchio, facciamo ad Alessandro, facciamo così. Sì, 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 si fanno insieme. Vedi? Questa vabbè. È un'angolazione particolare, vedi? Vabbè.
Quante serie? Inizia con 4 una donna. Praticamente il movimento è questo. Devi sfiorare le ginocchia e iniziare alla fonte. Quindi è un movimento, quindi è questo l'angolazione. Ok? Va bene, va bene, va bene. Adesso primo esercizio di bicipiti, un movimento un po' particolare, è una variante per attivare il nostro bicipite dove si sta seduti, il bilanciere sfiora le ginocchia e poi si sale su, però portando l'asta del bilanciere di fronte alla fronte. Qui 4 serie per 12 ripetizioni. Oggi posso dire che mi alleno con carichi tu. Ecco, fatta la serie. Su? Ah, ok. Piano. Chiola. Ok. Tu Ale, quando scendi allunghi tutto il gomito o lo lasci piegato? Ok. Uno. Due. 3, 4, 9, 10, 11, 12, buono. Nel primo esercizio di bicipiti abbiamo lavorato di più sul dettaglio muscolare, più in isolamento. Adesso, secondo esercizio di bicipiti, curl con il bilanciere più pesante, 4 serie da 8-10 ripetizioni. Esercizio di bicipiti, andiamo a svolgere 4 serie di curl al cavo basso con la fune, presa a martello, 4 serie da 15 ripetizioni isomix, quindi andiamo a fare ogni 5 ripetizioni una pausa di 5 secondi nel punto di massima contrazione. Allenamento appena terminato, sono veramente molto molto felice di aver fatto questa esperienza con questi atleti in questa palestra, in questa città, con il coach Giuseppe Romano. Sono felicissimo. Ora questo weekend andiamo a vedere la gara del Mister Olimpia, troverete tutto documentato qui sul nostro canale YouTube, quindi ragazzi non perdetevi i prossimi video. Io vi ringrazio e ciao a tutti. Perfect.